Siamo a Capodarco di Fermo, tra poco andrà in scena il 50° Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco, la corsa per la solidarietà. Stiamo parlando dei dilettanti e Under 23 che oggi si sfideranno qui a Capodarco di Fermo in quello che è il vero e proprio campionato del mondo di agosto. La gara, abbiamo detto, è organizzata dal gruppo ciclistico Capodarco Comunità di Capodarco in stretta simbiosi con la società ciclo amatori Ufida del presidente Gianni Spaccasassi e con il patrocinio della Regione Marche, provincia di Fermo, città di Fermo, e con il sostegno anche della Carifermo. Saranno 173 i corridori a prendere il via, 36 le formazioni rappresentate, ben 9 straniere, per una gara unica nel suo genere che si svolge sulla distanza di 180 km, con una prima parte pianeggiante tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio per i cacciatori di traguardi volanti, e la seconda parte invece con le ascese verso Capodarco che si completeranno con i due muri finali pronti a fare la differenza. È difficile oggi fare un pronostico su quello che potrà accadere qui a Capodarco di Fermo, ma ci sono tutte le possibilità per gustarsi un grandissimo spettacolo. Tre le formazioni marchigiane al via, la calzatura di Monterrelaro Marini Silvano che schiera tra le sue file anche Santana Fessa, corridori di casa. Troviamo poi la D'Amico Tools e la Work Service che vuole fare bene soprattutto con i marchigiani Ginestra e Dignani. Al via anche il fermano Ciuccarelli che ha già firmato un contratto con i professionisti e con essi naturalmente correrà il prossimo anno. Parliamo della maglia, quella della Androni, dove Ciuccarelli naturalmente il prossimo anno cercherà di fare molto bene. Tra i campioni nazionali c'è la campione nazionale francese della AVC Aix-en-Provence, ovvero sia Nicolas Brugliard, che partirà con il dorsale numero 82, il campione ucraino Maxim Bili, che corre con l'Unione Ciclistica Monaco, e anche il campione neozelandese, ovvero sia Laurence Pitti, che corre invece con la Groupama FDJ. Questi sono i campioni nazionali al via quest'oggi in questa gara, dicevamo difficile interpretazione. Vedremo quello che ci potrà dire per quanto concerne un Gran Premio Capodarco sfavillante che arriva due giorni dopo il Gran Premio Sportivi di Poggiana, Gran Premio Sportivi di Poggiana che è stato vinto nell'occasione da Buratti, anche se la gara è stata ridimensionata di chilometri per un problema, un camion ha centrato i fili dell'alta corrente, si è andati su un circuito alternativo e Buratti ha vinto a Poggiana, quarta vittoria. Intanto Riccardo Ciuccarelli, BS Carrera l'abbiamo visto, questo è il presidente del CONI Fabio Luna insieme al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, Luca Panichi e Marina Romoli. Questa è la Bardiani CSF con al via anche un altro marchigiano, ovvero sia Giulio Pellizzari, il corridore di Camerino, l'inquadratura per il direttore di corsa Raffaele Babini. Intanto a colloquio Gaetano Gazzoli con il presidente regionale Lino Secchi, abbiamo visto anche le Miss Marco Scarponi, eccolo qui Fabio Luna che sta parlando con Gazzoli, vediamo Simone Gazzoli insieme a Monsignor Vinicio Albanesi negli attimi che precedono la partenza sotto la stele e sotto il monumento che ricorda Fabio Casartelli, scomparso nel 1994, Casartelli che ha vinto a Capodarco nel 1991 e che ci ha corso nel 1992 con la maglia di campione olimpico conquistata a Barcellona. Depone i fiori Marco Scarponi sulla stele che ricorda Fabio Casartelli, arrivano gli applausi da parte del pubblico, da parte degli ospiti. Oggi è una gran bellissima giornata qui a Capodarco di Fermo per quella che è una gara, dicevamo, unica nel suo genere. Ricordiamo, saranno 173 i corridori al via, intanto viene premiato il corridore di casa Santana Fessa con una medaglia a ricordo per la sua partecipazione proprio qui a Capodarco, la mano gli viene stretta dal presidente del CONI Fabio Luna. Intanto corridori che arrivano su quella che è la zona di partenza non ufficiale, tratto di trasferimento verso il chilometro zero, siamo qui al monumento, poi i corridori raggiungeranno lo stabilimento Vini Santa Liberata per quella che sarà la partenza ufficiale, il tratto tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo di circa una cinquantina di chilometri per i cacciatori di traguardi volanti che nel 2014 incoronò il colombiano Fernando
Fernando Gaviria, che pochi mesi dopo al Giro di Argentina riuscì a battere in volata per ben due volte Mark Cavendish. La bandierina a scacchi viene abbassata in questo momento, corridori che partono alla ricerca del chilometro zero, davvero come sempre un momento molto toccante, il ricordo di Fabio Casartelli e di Michele Scarponi. Ci avviamo dunque nel tratto di trasferimento alla ricerca del chilometro zero, prima di quella che sarà la partenza ufficiale. Dunque pronti a vivere le grandi emozioni che il Gran Premio Capodarco è pronto a regalarci. Vediamo la spiaggia tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, corridori che raggiungono in questo momento lo stabilimento Vini Santa Liberata, dove ogni anno il Gran Premio Capodarco prende il via. Ecco Paolo Calcinaro con Maria Alberto Scarfini che dà il via, si parte in questo istante, subito velocissima la partenza nella statale 16 Adriatica, corridori che adesso andranno verso Porto San Giorgio a vivere anche le emozioni dei traguardi volanti di giornata. Vediamo subito i passaggi sul lungomare tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo e vediamo subito i primi attacchi di giornata per quanto riguarda un Gran Premio Capodarco unico nel suo genere. Siamo nei primi allunghi prima dei traguardi volanti sul tratto pianeggiante. In questo momento ci sono scatti e controscatti come Matteo Niccoli, abbiamo visto Marco Vetturel dell'Unione Ciclistica Trevigiani, ancora immagini dall'alto per quanto riguarda Porto San Giorgio e Lido di Fermo. Intanto presso lo stand Marziali si mangia e ci si anche delizia con il saltarello marchigiano, davvero un bel momento questo unito anche al ciclismo. Intanto salgono le miss verso Capodarco in questo momento, andiamo a ricordare i loro nomi, sono Anastasia Lanciotti, Sara Di Chiara, Sara Grifi, Lucia Callarà, Silvia Del Prete, Lucia Monti, Sofia Lucciarini, Alessia Fiorimanti, mentre ci sono state anche quelle per gli amatori, ovvero sia Flavia Pieroni e Valeria Evandri. Si sale ancora al ritmo del saltarello marchigiano dopo il tratto in pianura che ha sancito come vincitore dei traguardi volanti il corridore marchigiano, ovvero sia Filippo Dignani della Work Service, che si è aggiudicato dunque il traguardi volanti. Gruppo che passa in questo istante, abbiamo visto due corridori leggermente avvantaggiati rispetto al plotone. Dopo i traguardi volanti iniziamo a salire verso Capodarco. Intanto la prima ora di gara è stata percorsa alla media di 47.140. Corridori che salgono verso Capodarco con il dorsale numero 41, il francese Paliani della Groupama FDJ, solitario al comando. Transita in questo istante dietro il gruppo che prova a riportarsi sul battistrada. Dunque al primo passaggio a Capodarco di Fermo, il primo passaggio ha visto il francese Paliani al comando, vantaggio 18 secondi sul gruppo che sta transitando in questo momento, ma siamo solo agli inizi di una gara unica nel suo genere, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, ricca di vari avvenimenti. Adesso secondo passaggio al GPM a Capodarco, sono in due al comando, c'è sempre il francese Paliani con Rosola Pezzo, il figlio di Paola Pezzo e di Rosola, che transitano in questo istante sul Gran Premio della Montagna. Allora due corridori al comando, sono il francese Paliani e Pezzo Rosola, che hanno un discreto vantaggio rispetto ai più immediati inseguitori in questo momento della gara. Al secondo passaggio, quello che è il Gran Premio della Montagna, dunque Paliani e Kevin Pezzo Rosola sono passati e transitati a Capodarco davanti in questo momento della gara. I due fuggitivi Paliani e Pezzo Rosola hanno un buon margine di vantaggio sui primi più immediati inseguitori. Immagini suggestive che ci arrivano adesso da Capodarco al passaggio dei corridori, tra poco torneremo a quella che è la cronaca della gara. Ricordiamo Pezzo Rosola e Paliani sono i due corridori al comando, il gruppo non concede tantissimo spazio, però vedremo quello che potrà accadere cammin facendo. Oggi Paliani sta facendo veramente una grande gara, il portacolori della Groupama FDJ, che vuole sicuramente avere il titolo alla fine di più combattivo, e non solo, perché sta pedalando molto bene. Questo passistone francese sta veramente monopolizzando questa che è l'inizio della gara. Torniamo sul Gran Premio della Montagna con una situazione che adesso cambia, perché si forma un drappello al comando, attenzione, si forma un drappello al comando molto molto
molto interessante. Sono tanti corridori che in questo momento sono al comando. Tra poco andremo a vedere quella che è la situazione proprio al comando della corsa, perché davanti la situazione è letteralmente cambiata. Sono in 19 al comando. Tra poco vedremo se riusciremo a darvi ragguagli per quanto concerne la composizione di quello che è il gruppo di testa, appena naturalmente le telecamere andranno a scovare chi è all'attacco. Andremo a ricostruire anche la situazione in quella che è la testa della corsa, perché la situazione è cambiata dopo l'attacco di Paliani e Pezzorosola. Adesso ci avviciniamo naturalmente a quella che è l'ingresso in una gara davvero molto interessante. Vediamo al comando, troviamo in questo momento, perché è rientrato nel tratto in discesa, Davide Del Pretto, il portacolore della Zalfa Euromobil Fior, poi Marcellusi, Alex Tolio della Bardiani CSF, poi per la Cycling Team Friuli Buratti e Mioilevic. Andando ancora avanti troviamo per la Groupama Paliani, Pickering, PT e Thompson, mentre l'inquadratura per il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, per la Team Kubeka Bilane e Menegotto, per il Tirol KTM Cycling Team Lipkowitz. Intanto vediamo altri corridori al passaggio, poi ci sono, c'è anche le francese Marie, Giovanni Di Carlo, Benasi e Trevisol. Questi erano i 19 segnalati al comando, però qualcuno ha perso contatto in questo momento, e allora al comando andiamo a vedere, rimangono Del Pretto, Marcellusi, Tolio, Villa, Mihojlevic, Buratti, Paleani, Pickering, Thompson, Menegotto, Lipkowitz, Ginestra, Marie, poi troviamo De Carlo e Benasi. Qualcuno ha perso contatto inevitabilmente in questo momento della gara. Situazione dunque molto molto fluida. Intanto qualche corridore accusa crampi inevitabilmente. Adesso aspettiamo naturalmente di verificare la situazione in corsa per darvi ulteriori ragguagli. Qui sono i corridori ritardatari che transitano alla GPM Fabio Casartelli. Tra poco andremo sulla testa della corsa per la verifica di quella che è la situazione di questo 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, edizione speciale, quella d'oro in pratica. Sarebbero state 51 le edizioni se non ci fosse stato il Covid. Intanto la testa della corsa sta per salire sul muro, vediamo l'inquadratura dall'elicottero per De Pretto, Marcellusi, Tolio, Villa, poi Buratti, Mioilevic, Paleani, Pickering, Thompson, Menegotto, Lipkowitz, Ginestra, Meri, De Carlo e Benasi. Questi sono i uomini al comando. Saliamo verso Capodarco, tra poco arriveremo al muro. Attenzione, stiamo arrivando al muro. E allora situazione che entra veramente nel vivo per quanto riguarda la corsa. Il loro vantaggio è buono sui più immediati inseguitori, scatta De Pretto, la maglia della Zalfa Euromobil Fior, nelle prime posizioni, talonato da Thompson, il neozelandese della Groupama FDJ. Poi vediamo la maglia della BS Carrera, alle loro spalle è quella di Villa, scatto da parte di Davide De Pretto, Thompson, Groupama FDJ lo segue, arriva anche quella di Villa. Siamo al primo passaggio sul muro di Capodarco con una situazione che sta per entrare nel vivo prepotentemente. Attenzione al passaggio delle Miss sul muro di Capodarco, primo passaggio, poi ci sarà il suono della campana, felice e contento Monsignor Vinicio Albanesi parla con gli spettatori. Guardate quanta folla, guardate quanta folla, in molti hanno dato fiducia al Gran Premio Capodarco. Vediamo gli spettatori che seguono sullo schermo gigante l'evolversi della gara, e tra poco ci sarà il primo passaggio sul muro. Primo passaggio sul muro, ancora l'inquadratura per Monsignor Vinicio Albanesi. Abbiamo visto Davide De Pretto nelle prime posizioni e qui Gaetano Gazzoli, braccio al cielo, saluta tutti e li ringrazia per essere stati qui a Capodarco di Fermo quest'oggi a seguire il Gran Premio, e loro ringraziano l'organizzatore, il patron di questa manifestazione. Saliamo sul muro per la prima volta con De Pretto davanti, il portacolori della Zalf Euromobil Fior, questo ragazzo di
20 anni che scala dietro di lui Thompson, poi Buratti seguito dal corridore della Carrera Villa, eccolo lo scatto ancora di De Pretto, questo ventenne che oggi sta facendo grandi numeri qui a Capodarco. De Pretto, Thompson, arriva anche Buratti, CTF vincitore del Gran Premio Sportivi di Poggiana, poi Villa alle loro spalle, sta rimanendo forte anche Martin Marcellusi, il corridore laziale della Bardiani CSF. Ecco Toglio che ha perso qualche metro, sempre della Bardiani CFF, saliamo sul muro, tanta fatica da parte dei corridori, abbiamo visto anche l'inquadratura per Menegotto, arrivano altri corridori su quello che è il muro, distanziati rispetto alla testa della corsa, ma tutti fanno fatica e guardate due ali di folla che si stringono attorno ai corridori. Attendiamo naturalmente la verifica al suono della campana per la situazione che sarà nuova rispetto a quella precedente, le maglie della Groupama ancora con il numero 41, ovvero sia Paliani, che oggi veramente l'abbiamo ribattezzato come Duracell perché è stato il vero movimentatore di questo 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, prima insieme a Pezzorosola, poi in appoggio a Thompson che adesso è nelle prime posizioni, il neozelandese che ha fatto benissimo al Giro della Valle d'Aosta vincendo anche una gara e soprattutto dimostrando di essere molto forte, mentre si sale ancora sul muro con i ritardatari, tra poco recupereremo quella che è la testa della corsa per la verifica della situazione che sta emergendo in gara, ancora le maglie della Zalf, quelle della Bardiani sul muro di Capodarco dove la folla non può che applaudire lo sforzo di questi corridori. L'applauso prima è stato tributato anche al patron Gaetano Gazzoli che oggi sta dimostrando veramente come si possono organizzare gare così importanti. Thompson all'attacco dell'ultimo giro, torniamo in cronaca, sono in 4 al comando, vediamo un po', 5, forse 5 al comando, sono De Pretto, poi troviamo Thompson, Buratti, Villa e Mairi, il francese Adrien Mairi della Provence, prova ad agganciarsi Martin Marcellusi e poi via via sfilati transitano tutti gli altri. Campana dell'ultimo giro che è suonata per la testa della corsa, 2, 4, 5 al comando, non lontano c'è Martin Marcellusi, il corridore laziale in forza alla Bardiani, siamo nel tratto in discesa, fanno molta velocità e sei al comando che stanno mettendo secondi preziosi di vantaggio sui più immediati inseguitori, davanti Davide De Pretto, mentre a chiudere era Buratti, provano a rientrare gli altri ma sarà molto molto difficile considerando i cambi regolari che si stanno dando in testa alla corsa. Eccoli, ora sono 6 al comando, è rientrato anche Martin Marcellusi che quest'anno ha vinto a Col San Martino a Treviso lo scorso 3 aprile vincendo una bellissima gara. Dunque Marcellusi, vediamo anche i successi degli altri perché Davide De Pretto quest'anno ha vinto a Lucca il 6 marzo, poi ha vinto anche a Monte Cassiano il 20 marzo e ha vinto a Zanè di Vicenza proprio lo scorso 6 agosto. Per quanto riguarda la composizione del dei 6 alla comando troviamo anche Ruben Thompson, portacolori della Groupama FDG, vincitore della tappa al Giro della Valle d'Aosta, la quarta tappa il 16 luglio e che è arrivato al quinto posto a Poggiana, Poggiana dove ha trionfato Nicolò Buratti, quarto successo stagionale per lui, il corridore di Corno di Rosazzo in provincia di Udine, dunque un friulano. 6 uomini al comando, tutti veramente molto molto forti in questo momento, a fare l'andatura ci vanno altri perché questo siamo col gruppo dietro, il gruppo di Toglio che per il momento non riesce a riagganciarsi alla testa della corsa e non sarà sicuramente impresa facile farlo. Ancora Davide De Pretto, eccolo qui il corridore della Zalf, intanto si litiga un po' all'interno del gruppo, sono Marcellusi e Buratti che si mandano un po' a quel paese, il corridore laziale, il corridore invece della CTF, il corridore del Cycling Team Friuli, litigano tra di loro e poi adesso si va a tirare per cercare di non far rientrare gli altri. Adesso al comando troviamo Adrien Mairil, francese della VCAX en Provence, siamo nel tratto pianeggiante per recuperare quella che sarà tra poco la statale 16 Adriatica. Per i 6 al comando ricordiamo De Pretto, Zalf, Marcellusi, Bardiani, Villa, BS Carrera, Buratti, Cycling Team Friuli, Thompson, Groupama FDJ
e Adrien Méry della Provence. Questi sono i sei uomini al comando che continuano a guadagnare rispetto ai più immediati inseguitori. Ora al comando a scandire il ritmo è proprio Méry, il corridore francese della formazione della Provence. Ancora le miss in zona arrivo, le miss che stanno arrivando proprio qui a Capodarco per naturalmente poi la cerimonia protocollare di premiazione di questo 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Ricordiamo l'unica gara internazionale delle Marche. Davanti adesso è Thompson, il neozelandese, a fare l'andatura. Arriva adesso Méry, il francese della Provence, gli va a dare il cambio anche Buratti. Entriamo nella statale 16 Adriatica, a meno di 7 km dall'arrivo, con i sei al comando: Depretto, Marcello, Cellusi, poi troviamo Buratti, Villa, Thompson e Méry, la francese. Eccoli sulla statale 16 Adriatica. Il loro vantaggio rispetto ai più immediati inseguitori è buono il vantaggio dei più immediati inseguitori, il vantaggio di questo gruppo rispetto ai più immediati inseguitori. Ripetiamo: Depretto, Marcellusi, Villa, Buratti, Thompson, Méry, e naturalmente ci sono arrivati anche gli altri, e la situazione adesso è davvero molto molto fluida. Dietro non sembrano poter rientrare, accusano un ritardo importante i più immediati inseguitori. Cambi regolari per quanto riguarda la testa della corsa. Attenzione, adesso entriamo nella fase più importante di questa gara, fase che precede quello che sarà l'arrivo per i primi sei. Intanto i più immediati inseguitori guidati da Tolio hanno un ritardo di un primo e 20 secondi rispetto alla testa della corsa. Eccolo il gruppetto di Tolio che insegue i sei al comando. Abbiamo detto Buratti, Depretto, Marcellusi, Thompson, Villa e Méry. Questi sono i sei al comando che si giocheranno presumibilmente la vittoria qui al 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, la gara per la solidarietà, l'unica gara nelle Marche a livello internazionale. Intanto naturalmente si continua a pedalare, e Luca Panichi oggi ha portato a termine ancora un'altra impresa, e lo ha fatto arrivando in piedi sul traguardo di Capodarco, scortato da Federico Ripani, responsabile regionale sitting volley, giocatore del Fermo sitting volley e della nazionale sitting volley per lo sport inclusivo. Eccola qui l'impresa ancora una volta di Luca Panichi, che sul traguardo si mette in piedi e taglia il traguardo del 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Ce l'aveva promesso in serie di presentazioni Luca Panichi. Ci vengono i brividi in questo momento per questo ragazzo che, dopo aver corso tanti anni in bicicletta, delizia ancora tutti i presenti con straordinarie imprese, talvolta in carrozzina facendo l'ultimo giro del tracciato, talvolta, come ha fatto oggi, invece in quello che è l'appoggio in piedi per arrivare sul traguardo di Capodarco. Ancora le miss che prima abbiamo citato, con Anastasia Lanciotti che oggi ha fatto un gran bel lavoro. Torniamo sulla testa della corsa, perché la situazione inizia a farsi molto interessante. Siamo nel tratto pianeggiante prima di imboccare la salita verso Capodarco. Davanti il neozelandese Thompson, gli dà il cambio Buratti, anzi Méry, il portacolori della Provence. Poi arriva Villa, il ragazzo della BS Carrera. Cambi regolari e vantaggio che si mantiene importante rispetto ai più immediati inseguitori, Martin Marcellusi. A lui le Marche portano bene, perché da juniores ha vinto a Petritoli il trofeo Petritoli Memorial Balacco Paponi. E intanto la spiaggia affollata tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio in questa giornata sì calda ma molto bella da vivere con le emozioni. Siamo a 4 km dall'arrivo, ora è Marcellusi a fare il ritmo. Arrivano i cambi, molto attivo sempre Davide Depretto, il portacolore della Zalf, che ha dimostrato di avere una gamba veramente importante quest'oggi qui a Capodarco. Stiamo per voltare a destra e iniziare la salita conclusiva. Perde qualche metro Villa, lo recupera immediatamente e iniziamo l'ultima ascesa verso Capodarco di Fermo con Nicolo Buratti, Davide Depretto, Martin Marcellusi, Ruben Thompson, Giacomo Villa, Adrien Méry.
Questi sono i sei al comando. Vantaggio aumenta rispetto ai più immediati inseguitori, un primo e 30 secondi. Dietro ci sono Tolio, Lipkowitz, Pickering, De Carlo, poi Menegotto, Mihojlovic, che a un certo punto sembrava poter essere importante, che invece non è riuscito a tenere le ruote. Saliamo verso Capodarco, ancora l'inquadratura per Davide De Pretto, per anche per gli altri si mantiene in ultima posizione Giacomo Villa, BS Carrera. Saliamo sulle prime rampe che ci riportano a Capodarco per quello che è l'arrivo. Ora è Martin Marcellusi, il corridore laziale, davanti. Sua carriera veramente bella da juniores, altrettanto bella da dilettante. Oggi vuole scrivere anche lui una pagina importante per quanto riguarda questa manifestazione qui a Capodarco di Fermo, e lo sta facendo davvero molto molto bene. Saliamo ancora con i sei alla comando verso Capodarco di Fermo per vivere le emozioni di questo 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. E ora è Martin Marcellusi davanti ancora una volta a scandire il ritmo, guarda i suoi diretti avversari Martin Marcellusi. Ricordiamo che all'arrivo di questa manifestazione il primo classificato avrà la maglia rosa Città di Fermo, il secondo la maglia gialla Carifermo, il terzo la maglia arancione Sollini, mentre il vincitore del Gran Premio della Montagna, ovvero Enzo Paleani, vestirà la maglia verde Giovanni Fabiano in calzaturificio, il primo straniero vestirà la maglia bianca Regione Marche, mentre Filippo Dignani, il marchigiano, vestirà la maglia ciclamino della CIP Vettore Ambedo. Stiamo salendo verso Capodarco di Fermo, attenzione, con i sei uomini al comando e con tanta voglia di fare bene in questo momento della corsa per i sei al comando, che sono, ricordiamo, Nicolo Buratti, Cycling Team Friuli, vincitore domenica scorsa a Poggiana, Davide De Pretto, Zalfero Mobil Fior, Martin Marcellusi, siamo ai meno due dell'arrivo della Bardiani CSF. Intanto attenzione, attacco da parte di De Pretto e Thompson, provano l'attacco in due, De Pretto e Thompson, si ricompatta il gruppetto, poi ci sono Villa, ci sono Maire, questa è dunque la composizione. Intanto va l'attacco adesso il francese Maire. Intanto abbiamo ricordato la partnership del gruppo ciclistico Capodarco, Comunità di Capodarco, con la SCAO FIDA, con la società ciclomotori OFIDA del presidente Gianni Spaccasassi. Tanti imprenditori di OFIDA hanno voluto legare il proprio nome al Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, 50° edizione, e lo hanno fatto sapendo di poter contare su una gara unica nel suo genere. Ancora attacco da parte di Thompson, ci avviciniamo all'ultimo chilometro, ecco Thompson, il neozelandese della Gruppo A, lo segue De Pretto, poi vediamo la maglia anche di Buratti, la CTF, la formazione del Cycling Team Friuli, ancora il neozelandese, sono ragazzi giovanissimi. De Pretto oggi sta veramente correndo alla grande, rimangono tutti attaccati, anche Marcellusi e Villa, sono tutto lì, perde qualche metro Meri, il francese numero 84, Adrien Maire perde qualche metro. Saliamo ancora, ci avviciniamo alla Flan Rouge, al triangolo rosso dell'ultimo chilometro per questo 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Saliamo ancora con i sei uomini alla comando, dietro ritardo del gruppo che abbiamo denominato di Tolio, lo scorso anno terzo qui a Capodarco, mentre è rientrato il dorsale 84 Adrien Meire, è rientrato tallonato da De Pretto e poi c'è anche Buratti. Attenzione, ultimo chilometro con Meire che è transitato per primo l'ultimo chilometro, poi c'è De Pretto, poi Buratti, poi vediamo la maglia bianca di Villa, poi quella della Bardiani di Marcellusi. Siamo per arrivare al muro, attenzione, arriva la sentenza, non si può più giocare, eccolo il francese Adrien Maire in prima posizione, De Pretto, Buratti, poi Thompson, Marcellusi e Villa, questi sono i sei al comando. È sempre il francese Maire a fare l'andatura, ci avviciniamo all'imbocco del muro, muro la sentenza di Capodarco, sempre con Maire, e a chiudere vediamo Martin Marcellusi, il portacolori della Bardiani CSF, insieme a lui Villa della BS Carrera. Siamo vicinissimi al muro che ci porta in zona arrivo, ecco la curva, tra poco vedrete l'ingresso del muro di Capodarco. Ancora il francese Maire davanti a De Pretto,
Poi attenzione lo scatto di Thompson, scatta Thompson sulla sua ruota, si porta subito Villa, arriva anche De Pretto insieme a Marcellusi, attenzione scatto di Thompson, il neozelandese uno dei favoriti al successo finale, in bocca a lui per primo il muro, Thompson, De Pretto va a prendere il comando delle operazioni, scatta De Pretto sulla sua ruota, si porta Buratti, arriva anche Martin Marcellusi e De Pretto davanti a fare l'andatura, poi Buratti, Marcellusi, abbiamo visto anche Villa, saliamo sul muro su due ali di folla con De Pretto davanti, questi sono gli inseguitori, stiamo per scollinare, De Pretto viene superato da Buratti in questo momento, Buratti, De Pretto, Thompson, Marcellusi e Villa, ha perso contatto Mary, ora è Buratti, qualche metro di vantaggio su De Pretto, Buratti su De Pretto, Villa perde qualche metro, anche Thompson rimane davanti, Buratti, Buratti davanti alla sua ruota, vediamo De Pretto, potrebbero giocarsi loro la vittoria, 200 metri all'arrivo con Buratti e De Pretto davanti, vediamo il pubblico delle grandi occasioni ed eccolo qui Buratti, Nicolò Buratti che va a vincere il 50° Gran Premio Capodarco, quinta vittoria stagionale bissa quella di Poggiana, il corridore Iulano di Corno di Rosazzo precede Davide De Pretto, poi arrivano Martin Marcellusi e Ruben Thompson, arriva anche Giacomo Villa, BS Carrera, arriva staccato il francese Adrien Meyre che all'ultimo chilometro si era messo davanti, dunque successo per Nicolò Buratti, arrivano altri corridori, vediamo Alex Tolio, Lipkowicz, Pickering, stanno salendo sul muro, vittoria dunque targata Friuli, questa targata a Friuli, davvero quella di Nicolò Buratti, il portacolori del Cycling Team Friuli, il corridore di Udine, il corridore di Corno di Rosazzo, ha beffato quello che per noi fino a questo momento era stato il migliore, ovvero sia Davide De Pretto, corridore ventenne della Zalf Euromobil Fior, mentre stanno per arrivare i più immediati inseguitori, vediamo sono Tolio, Lipkowicz e Pickering, stanno arrivando sul traguardo di Capodarco mentre sta festeggiando Nicolò Buratti, volata 3 per quello che è il settimo posto conclusivo qui al 50° Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco, successo per il corridore Nicolò Buratti che dopo aver vinto domenica a Poggiana vince anche qui a Capodarco, intanto volata che vale il settimo posto ad appannaggio di Alex Tolio davanti a Florian Lipkowicz e Finlay Pickering, arrivano in questo istante, poi ci saranno anche altri arrivi, esultano anche i corridori del Cycling Team Friuli per il successo di Nicolò Buratti sull'arrivo di Capodarco, davvero tanta gente dopo la scorsa edizione in cui il pubblico non poteva andare sul muro e non tanti potevano andare all'arrivo, quest'oggi Capodarco ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse l'occasione, che questa è una grande gara, che questa è una corsa unica nel suo genere, che oggi ha incoronato un campione come Nicolò Buratti Cycling Team Friuli, che ha preceduto Davide De Pretto della Zalf Euromobil Fior e Martin Marcellusi della Bardiani CSF, 3 secondi in ritardo di De Pretto mentre 7 secondi in ritardo di Martin Marcellusi, arrivano altri corridori, ricordiamo è arrivato anche il primo marchigiano sull'arrivo, Lorenzo Ginestra della Work Service, che chiude naturalmente questa sua gara davvero molto bene dopo essere stato nella fuga principale, dunque vittoria per il portacolori di Corno di Rosazzo Nicolò Buratti, corridore friulano, lasciamo spazio adesso alle interviste ai protagonisti e anche agli organizzatori e agli ospiti. Ecco il 50° vincitore di Capodarco, Nicolò Buratti. Da Poggiana a Capodarco sono state 48 ore da favola per te, ora penso che le porte del professionismo si spalancheranno e come? Ma sì, sono stati veramente due giorni fantastici, grazie alla condizione che mi ritrovo, insomma ho fatto veramente bene, più di così non si poteva fare. E niente, anche oggi è andata benissimo, niente da dire, e sull'ultimo giro c'è stata un po' di selezione e sull'ultimo strappo ho attaccato all'ultima curva e ho fatto la volata e insomma è andata bene. Una pedina importante per il successo è stata senza dubbio Fran Mihojlovic, che ad aprile ha vinto una tappa al Giro di Sicilia e penso che sia stato decisivo anche per le sorti del finale. Ma sì, siamo venuti qua con una buona squadra, sicuramente tutti potevano fare bene e nei 18 c'era Fran che
insomma è un buon corridore anche lui e niente, come una buona squadra ci siamo aiutati a vicenda, abbiamo portato a casa il successo più grande. Allora, però prima del passaggio al professionismo, il biglietto aereo per l'Australia, per il mondiale? Beh sì, sicuramente adesso spero in una convocazione per il mondiale, e, insomma i risultati ci sono e niente, sarebbe una bella emozione vestire la maglia azzurra al mondiale. Davide De Pretto, Zalfa Aeromobili Sire Fiora, hai vinto a Monte Cassiano e per poco ci è mancato poco per conquistare Capodarco. Sì, oggi è una gara che la puntavo ad inizio stagione. Sapevo che venivo da 2-3 settimane dopo l'Europeo, che ero in buona condizione. Mi è mancato pochissimo per vincere, però ho trovato un avversario più forte di me e devo fare i complimenti a Buratti. Ecco, tu vieni dal fuoristrada, dal ciclocross, ma con il passaggio alle gare su strada ti stai ritagliando le soddisfazioni maggiori dopo aver vinto anche un campionato italiano nel ciclocross tra gli juniores. Sì, ho fatto parecchio ciclocross fino a junior. E adesso l'ho un po' abbandonato perché punto sulla strada, insomma, e quest'anno sto raccogliendo tanti buoni risultati e spero di continuare così. E un pensierino al mondiale in Australia lo starai facendo? Sì, sicuramente, e bisognerebbe arrivarci in buona condizione, spero in una convocazione anche perché sì, è un po' adatto a me, anche se non è così duro. E niente, speriamo che arrivi la convocazione. Come questo percorso di Capodarco? Molto esigente per le salite, il caldo? Sì, è una gara molto dura e anche molto lunga perché sono più di 4 ore di gara, è una delle poche gare all'anno così lunga e insomma bisogna alimentarsi bene per arrivare con tanta energia alla fine. Martin Marcellusi, Bardiani CSF, dopo il secondo posto a Liberazione un podio di peso qui a Capodarco, non male per un ragazzo neoprofessionista. Beh, diciamo che da neoprofessionista questa è una gara under, quindi questo è il mio quarto anno e siamo partiti per la vittoria come poteva accadere e, però i due sono andati veramente forte, io ho fatto il possibile. E la squadra ha corso in modo impeccabile, anche Tolio si è mosso in modo perfetto sulla prima fuga e abbiamo collaborato fino all'ultimo, purtroppo qui sul muro mi sono mancati le gambe nella curva S, ho ceduto, quindi poi nel rettilineo finale ho visto che i due hanno preso un bel margine e ho pensato solo al terzo posto. Sei sorpreso di questo piazzamento qui a Capodarco, che è una corsa comunque molto esigente, visto che tu sei comunque un corridore che ti piace vincere con delle volate importanti, hai anche un ottimo spunto veloce? Sì, diciamo che la gara era adatta alle mie caratteristiche, e come ho detto i due sono andati veramente forte e io penso che più di questo non potevo fare. Sono contento di questo terzo posto, è una gara molto prestigiosa, sono anche il debutto in questa gara, quindi sono molto contento. Martin Marcellusi nel fine di stagione dove lo vedremo? C'è anche un mondiale in Australia alle porte? Sì, ora farò un po' di altura in Sicilia sull'Etna, poi farò il Tour of Britain, sono 8 tappe, poi spero nella convocazione per il mondiale Under 23 e chissà. Filippo Dignani della Work Service, è vero che il Gran Premio Capodarco è una corsa molto esigente con le salite, il muro, però tu intanto una fetta importante di visibilità della serie italiana con la vittoria della classifica dei traguardi volanti e qualche anno fa un certo Fernando Gaviria vinse la stessa classifica che hai vinto tu e poi dopo sappiamo quello che è Fernando Gaviria. Sì, anche Fernando Gaviria è riuscito a vincerla, adesso non voglio paragonarmi a lui perché comunque sia sempre un campione e arrivare a quei livelli sarebbe bellissimo, un'emozione grandissima. Poi sì, era uno degli obiettivi vincere la maglia dei traguardi volanti e poi ho dato una mano per imboccare la salita avanti al mio compagno Lorenzo Cinestra e ho dato una mano a lui, un paio di giri e poi mi sono fermato sulla destra, ecco, e questo era l'obiettivo e il compito che avevo oggi e così è stato, quindi siamo soddisfatti, ecco. Questo è stato il tuo primo Gran Premio Capodarco, che emozione hai provato? Ovviamente tu sei più un passista veloce, ovviamente non si può chiedere di cambiare, stravolgere il percorso. Sì, certo, sapevo che era dura, però ero contento comunque sia a partire e a onorare questa gara. In qualche modo ci sono riuscito, comunque sia vincendo i traguardi volanti. E comunque sia una gara di casa, sin da piccolo, quando avevo 5 anni venivo qui a vedere questa spettacolare gara e quindi sono contento così e bene, andiamo avanti con buone motivazioni, ecco. Ecco, tu hai iniziato l'estate con un po' una top 10 alla prima tappa del Giro d'Italia in volata, poi cosa ti è accaduto?
Sì, ho fatto una top 10 al Giro d'Italia, un nono posto alla prima tappa, poi da altri diversi piazzamenti ho fatto un ottavo, un nono e anche un quinto posto a ridosso del Giro d'Italia. Poi purtroppo ho preso il Covid, è stata dura ripartire, ora la gamba sta tornando, quindi cerchiamo di ritornare a far bene, a vincere o arrivare sul podio, ecco. Siamo con Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo. Sindaco, quattro foto per questo Gran Premio Capodarco. La prima che è la 50ª edizione, la seconda che ha vinto un corridore italiano, la terza che il vincitore viene da Poggiano e poi soprattutto il quarto è quella più bella, la cornice di pubblico che l'anno scorso non è stata strabocchevole. Usa l'emergenza sanitaria. Ma io credo che quest'anno c'è stata la cartolina più bella del nostro territorio possibile, è sempre una competizione che si svolge tra il mare e la nostra collina, quindi nella caratteristica un po' della nostra provincia, oltre ovviamente alla nostra montagna, quindi credo che sia il biglietto da visita migliore possibile, perché il ciclismo, ecco, è uno sport che non si svolge in un palazzetto, non in un campo sportivo, ma sui nostri territori, quindi la valorizzazione di una gara e la valorizzazione di un territorio va da sé. Anche la valorizzazione di un comitato organizzatore ad hoc, Gaetano Gazzoli, Simone Gazzoli e Adriano Spinozzi. Ma sì, loro sono una macchina rodata, speriamo che si possano risolvere alcune coincidenze internazionali, credo che questo sia un qualcosa di doveroso da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale nei confronti del Gran Premio di Capodarco, però comunque abbiamo visto che c'è un parterre veramente di primo livello, però immaginiamo se non ci fossero anche queste coincidenze, no? Potrebbero esserci anche le nazionali, che sarebbe una cosa ancora più bella. Però intanto godiamoci il successo di un corridore italiano nel 50esimo Capodarco, che è proprio la più bella cartolina sportiva. Ma tra l'altro un podio tutto italiano, se non sbaglio, è una cosa rara, soprattutto in un ciclismo che è sempre più senza frontiere, sempre più internazionale, dove purtroppo l'Italia non sta esprimendo in questo momento il meglio sul panorama internazionale, quindi sono sempre segni buoni per noi appassionati e ce li prendiamo tutti. Lino Secchi, presidente del Comitato Regionale Federciclismo Marche, il 50esimo Gran Premio Capodarco ci ha regalato un podio tutto italiano e poi soprattutto la cosa più bella, un pubblico strabocchevole come ai tempi pre-Covid. La storia dei 50 anni di edizione, come se si fosse concentrata in questa edizione, con naturalmente la possibilità di avere un pubblico straordinario che ha caratterizzato questi 50 anni di Gran Premio Capodarco, un percorso fatto dai corridori veramente a tutta, con un valore tecnico veramente rilevante, e un risultato che con un podio tutto italiano, come se desse ancora valore allo sforzo che Gaetano Gazzoli, Simone Gazzoli, Adriano Spinozzi hanno fatto, e quasi dessero un premio per questa loro rivolgersi alla vicinanza della comunità di Capodarco di Casartelli. Quindi è stato premiato tutto quello che nei 50 anni si è concentrato in quest'anno, un'edizione straordinaria dove il livello organizzativo è stato alzato al massimo. Non so quale altra cosa si potrà fare per migliorarlo ancora, ma questa edizione del 50esimo è stata veramente straordinaria anche per il ciclismo italiano, visto il risultato. Ecco, perché ovviamente poi il ciclismo italiano vive un momento di crisi e questo podio tutto italiano può ridare un po' di un filo più di speranza alla nostra linea verde. Sì, in una gara come questa, quando i primi tre, ma gli altri erano tutti lì, no? Chiaramente c'era un gruppo davanti veramente di corridori forti, ma che siano riusciti ad arrivare primi i tre italiani è da una buona speranza, in un momento che il ciclismo su strada in particolare soffre un po', però io credo in questi giovani, credo in queste nuove leve che potranno mettersi anche a disposizione dei tecnici nazionali. Un giudizio sui marchigiani, abbiamo visto che in evidenza Ginestra, Dignani che ha vinto la classifica dei traguardi volanti, insomma comunque i marchigiani hanno avuto modo di onorare la corsa di casa in qualunque modo. Sì, sono stati anche lì protagonisti anche loro, quelli che dicevi, chiaramente sono da apprezzare per il loro sforzo in un livello, in una competizione di livello altissimo. Poi ricordiamo Pellizzari che mi hanno detto che ha cambiato la bicicletta 4 volte, quindi chiaramente è saltato tutto quando ci sono queste, quindi non si è potuto esprimere alla sua altezza, però diciamo che ce l'abbiamo
Gita, Seumbri, protagonisti in prima linea, non dietro. Don Vinicio Albanesi, è terminato il Gran Premio Capodarco, la corsa per la solidarietà, ma io penso che il regalo più bello l'ha fatto il pubblico, che l'abbiamo ritrovato così strabocchevole dopo i 2 anni della pandemia. E poi, a parte il risultato tecnico della corsa, che ha visto 3 corridori italiani sul podio, però intanto possiamo ritenerci soddisfatti del pubblico che è tornato ad abbracciare la corsa. È indubbiamente, ma questa affluenza c'è stata fin dall'inizio, un po' perché è estate, un po' perché è il 16 d'agosto, un po' perché il circuito è interessante con l'ultima rampa, e quindi una serie di elementi che portano a questa partecipazione tranquilla, allegra, senza mai un incidente, senza mai un benché minimo disturbo. E questo è molto bello. Poi è gente appassionata, vengono da fuori zona, il ciclismo ci ha più affezionati di quanto immaginiamo. Il calcio è più caciarone, è più tumultuoso, il ciclismo invece. E poi mi diceva un signore che mentre nel calcio c'è chi bestemmia, chi impreca, nel ciclismo questo non avviene. E mi ha meravigliato, probabilmente perché è una specie di sfida individuale con le proprie risorse. Alberto Maria Scarfini, assessore allo sport per il comune di Fermo, grande successo per questo 50° Capodarco che ha ritrovato, il regalo più bello è stato ritrovare il pubblico, ma poi soprattutto è Poggiana che ha lanciato il vincitore di questa edizione, ancora una volta. Veramente, 2 grandi risultati, 2 grandi vittorie, il grande pubblico, come dicevi tu, famiglie, bambini accompagnati dai loro genitori, dai loro nonni a seguire sullo strappo questi campioni che ci hanno fatto gioire ed emozionare, e poi Poggiana, no? E quindi si ripete ancora questa alleanza, questo gemellaggio sportivo ma anche cittadino tra le due realtà, e che dire, benissimo, Capodarco di Fermo ancora una volta lancia il fermano grazie al ciclismo promozionalmente in tutta Italia, in tutto il mondo, diciamo, con atleti da tutto il mondo, quindi la vittoria di tutti, dai. Abbiamo iniziato il 2022 con la vittoria di Warren Barguil al Gir Falco, poi c'è stata anche la notturna di cross country e poi questa gara, praticamente è un cerchio che si chiude con tutto il bello del ciclismo per promuovere questo bel territorio. È un'idea che continua a progredire nella tradizione sportiva di questo territorio, le due ruote che hanno nell'attività stessa del ciclismo hanno la promozione. Quindi su questo i vari organizzatori insieme all'amministrazione cammina insieme per il bene di tutto il nostro territorio. Michele Ortensi, presidente della provincia di Fermo, una provincia attiva nel ciclismo, nel binomio sport promozione turistica, e quale vetrina se non il 50° Gran Premio Capodarco che c'è stato quest'oggi? Sì, Gran Premio Capodarco, comunità di Capodarco, credo sia un'eccellenza della nostra provincia. Riesce ad unire i valori dello sport con quelli della promozione del territorio a livello incredibile. C'è dietro una macchina organizzativa, uno sforzo organizzativo impressionante, tantissime realtà che sostengono questa iniziativa, tanti sponsor, e quindi un'iniziativa veramente che dà un profilo nazionale e internazionale alla provincia di Fermo, un'iniziativa che deve essere bisogna continuare a valorizzare con forza, e che noi come provincia di Fermo non ci stancheremo mai di cercare di far crescere il più possibile. Onorevole Mauro Lucentini, Gran Premio Capodarco 50° edizione, dice tutto, non solo gli anni che porta questa corsa ma anche uno spot per la promozione turistica e lo sport nella regione Marche. Beh, innanzitutto fatemi fare un complimento all'organizzazione e a tutti quelli che si sono succeduti nel tempo per l'organizzazione di questa manifestazione, perché in 50 anni quante persone sono passate, anche che non ci sono più, no? Io ne ho 49, questa manifestazione ne ha 50, quindi è più vecchia di me. Quindi un complimento a tutti gli organizzatori, un complimento al Comune di Fermo, un complimento a tutta la comunità di Capodarco che ha saputo difendere con le unghie e con i denti questa manifestazione. Dico che il volano sportivo è un volano per il turismo, è un volano per l'economia marchigiana e anche fermana. Sempre di più si sta puntando sia in Regione Marche che in Parlamento sul settore turistico sportivo, sono entrambi collegati, e quindi penso che
sia giusto puntarci ancora. Capodarco nella testimonianza, e tutto questo movimento genera un'economia molto importante, che non è solo calzatura in questo distretto prettamente calzaturiero, ma è importante concentrarsi anche sullo sport e sul turismo. Marco Marinangeli, consigliere della Regione Marche, al 50° Gran Premio Capodarco, forse è stata la festa più bella di tutte le precedenti edizioni, perché un podio tutto italiano, il pubblico che torna a abbracciare la corsa dopo le due edizioni con una svolta e una no causa la pandemia, e poi perché la 50° edizione c'ha tutto il suo fascino. Sì, è stata una bellissima, emozionante festa. E per questo dobbiamo ringraziare in primis gli organizzatori, Gaetano Gazzoli e tutto il suo staff, e tutti quelli che hanno reso possibile questa bellissima manifestazione che noi come regione sosteniamo convintamente, perché oltre ad essere ad avere una valenza chiaramente sportiva, perché da qui mi dicono che nascono anche poi i futuri campioni, è anche un momento di aggregazione sociale, perché vedere lungo il tracciato stradale ragazzini, bambini, anziani, gente di tutte le età stare lì insieme e tifare per questo evento è veramente emozionante. Non ultimo il discorso turistico, di promozione turistica, su cui noi come regione puntiamo molto, e il Gran Premio di Capodarco ne è una testimonianza. Possiamo aggiungere che poi la corsa è transitata a Porto San Giorgio, dove chi sta prendendo il sole ha anche modo di incuriosirsi sullo svolgimento della corsa. Sì, il ciclismo è uno sport che accomuna tantissime persone, appassiona tantissime persone, anche chi non lo pratica, e quindi il fatto di vedere anche lì gente in costume da bagno lungo la strada è una testimonianza di quanto ci sia vicinanza su questo sport che, ripeto, oltre a rappresentare sport è anche un veicolo promozionale per noi. E poi c'è l'eccellenza di questa gara, che è appunto il comitato organizzatore, il trio Gazzoli Simone, Gaetano Gazzoli e Adriano Spinozzi. Sono davvero fortissimi, perché oltre, mi piace dire questo, oltre alla competenza, che è qualcosa di evidente e pleonastico dire che hanno professionalità e competenza, quello che a me piace sempre mettere in evidenza, perché conosco bene Gaetano, il figlio, e Spinozzi, mettono in quello che fanno veramente una passione e soprattutto un amore per il proprio territorio. Ecco, noi abbiamo bisogno di questi protagonisti, abbiamo bisogno di questi attori che nel fare le cose che preferiscono fare debbono mettere cuore e passione. Fabio Luna, presidente regionale del CONI Marche: per il CONI penso sia per essere qui al Gran Premio Capodarco un onore, un orgoglio per un podio italiano, per il pubblico che ritorna a popolare il muro, e poi soprattutto per la solennità di questa corsa che ha tagliato il traguardo delle 50 edizioni. Ma direi che essere qui oggi è, oltre che un piacere, un obbligo, proprio per dire grazie agli organizzatori per regalarci ogni anno, oramai da 50 anni, questa splendida manifestazione. È una manifestazione sicuramente importante per quanto riguarda il ciclismo, ma io direi che è importante per tutto il panorama sportivo della nostra regione. Veramente un momento di grandissimo sport, e organizzare eventi come questi è stato sempre difficilissimo fin dalla prima edizione, ma sicuramente negli ultimi anni, anche dopo quello che tu ricordavi, dopo la pandemia, con tutto quello che ha portato come conseguenze, eccetera, ancora di più. Pertanto era un obbligo essere qui, oltre che un piacere, poi per dire veramente grazie a tutta la squadra di Gaetano Gazzoli, ma all'amministrazione comunale di Fermo e tutti coloro che permettono l'organizzazione di eventi così belli e prestigiosi per la regione Marche. Sì, me l'aspettavo, il pubblico me l'aspettavo, perché aveva fame di ciclismo, aveva fame del Gran Premio Capodarco. Sentivo in giro molte persone che ti domandava Capodarco c'è, e noi l'abbiamo battuto con le televisioni, con i giornali, per far capire che Capodarco c'era. Abbiamo fatto le scritte sulla strada per far vedere che ci passavano i corridori. Penso che il pubblico non ha tradito il Gran Premio di Capodarco. È stata una vera tappa del Giro d'Italia di montagna questo pubblico di Capodarco. Veramente mi fa piacere, li ringrazio a tutti. Un abbraccio. Il ciclismo è seguito, ragazzi. Che dopo aver lavorato per tre mesi e mezzo circa a dialogare con le squadre, abbiamo interagito negli ultimi tre mesi e abbiamo avuto 55 richieste e abbiamo dovuto scegliere 36 formazioni.
e abbiamo visto che abbiamo scelto le meglio, perché questo è un vincitore importantissimo, ha vinto due giorni fa il Gran Premio di Boggiana, Buratti, corre per il Team Friuli che è sempre presente qui a Capodarco, una squadra Continental, ha vinto oggi, e poi il secondo classificato della Zarf De Pretto, un grandissimo corridore. E dicevo che insomma abbiamo scelto un bel lotto dei partecipanti e abbiamo visto anche come si è svolta poi la corsa, no? La corsa si è svolta in maniera veramente professionistica, nei primi 50 km pianeggianti non ci sono state fughe degne di nota, abbiamo visto una squadra come il gruppo AMA FDG, una squadra francese che è un vivaio della squadra World Tour, della più forte squadra al mondo, e hanno corso veramente per poter vincere questa gara internazionale, ci tenevano in particolar modo, hanno scelto uno dei migliori hotel, loro hanno voluto il migliore hotel per cercare di riposarsi nel modo migliore, quindi ci sono riusciti, hanno fatto una grande corsa, il più combattivo, poi Thompson è arrivato quarto, vincitore di due tappe a Val d'Aosta, per noi come ripeto anche il podio, dopo il podio tutti quelli che si sono classificati nei primi 10 secondo me è un lotto dei partecipanti che risentiremo anche in futuro, dopo Filippo Zana che è stato vincitore 2019, campione italiano professionista, Ian Hendry che ha vinto il Giro d'Italia e vincitore del Capodarco 2016, questi ragazzi qui, l'ordine d'arrivo ai primi 10 di quest'anno, secondo me fra qualche anno ne risentiremo parlare, sono sicuro al 99%, al 99%, perché i corridori sono corridori. Ma già quello che ha vinto Capodarco, già ha avuto le telefonate, ce l'ha spiegato Zana, quando ha vinto dopo 10 minuti gli ha telefonato tutte le squadre Pro Tour, significa che la voce è corsa subito, così sarà per il vincitore di oggi. Io devo dire una cosa, falli due parole a quelli che do sempre fastidio per i soldi per la corsa. Paolo De Carlones è uno dei sostenitori del Gran Premio di Capodarco e di altri sport, fa una buona pasta, vedi come la pensa che noi siamo sempre a dargli fastidio. Ma diciamo fastidio, ma come facciamo a dire no quando Gaetano ci chiama? Col suo carisma è impossibile dire di no. E poi è un territorio che viene promosso, no? Va in tutta Italia. Assolutamente, dico sempre che sono la nostra come azienda gastronomica e tipicità locali. E Gran Premio di Capodarco nello sport sono due grandissime eccellenze del territorio, entrambi con 50 anni di storia. Capodarco 50 anni, De Carlonis 54. Ormai da 25 che affianchiamo questa manifestazione con le nostre tipicità, perché non può più mancare sul podio come omaggio ai vincitori un pacco di pasta di Campofilone.